prendete un grande regista che ha in mente un film drammatico e gli portate tutti attori comici, i più grandi. Oppure pensate a un'orchestra dove c'è bisogno di un batterista e gli portate un grande violinista. È quello che succede, dove si prende il giocatore a prescindere. Allora, la funzionalità. La terza cosa, la complementarietà. Io seguivo i giocatori in base a questo. L'ultima cosa, il talento. Non perché sia l'ultima, perché senza le altre, anche il talento, l'altro, lo dimostra. Messi, che è 11, ma giocava con giocatori scadenti. No, voi pensate, ha lasciato fuori Tevez, è stato il più bravo giocatore che ci fosse. Higuain ha meravigliato tutti, quindi c'erano tanti giocatori. Di Maria, offerta 75 milioni di euro da parte di una società. C'erano. Ma cosa mancava? Non mancava stavolta da parte degli argentini la pressione e la determinazione, mancava un gioco. E il gioco però, ricordatevi questo, che le nazionali non hanno il tempo per darlo ad altissimo livello, a meno che non ci sia uno stile, ma qualcosa non c'è in Italia. Noi siamo, il nostro stile è difese, in generale è difese numerose e contrattate. E vabbè, c'è sempre lì. Cappello ha ragione quando dice che la maggior parte delle squadre si sono inventate in Liga. Perché a livello internazionale, così dico l'ultima cosa, se voi avete un giocatore più difesa, non l'avete da altre parti del campo. Il giocatore più difesa deve avvenire attraverso il movimento, non attraverso la staticità. Perché altrimenti così avete un giocatore in meno, ma se avete un giocatore in meno, gli altri, per gli altri è facile. Quindi c'è molto da fare. Io devo dire, so che lascio questo settore in buone mani, sperando che chi verrà confermi la sua scelta, e io accetto sempre le scelte quando sono dettate da competenza e serenità. Pensiamo che il merito è un valore, è una selezione democratica, le conoscenze non sono un valore, prendere le persone famose non sono un valore, puoi prendere una persona famosa che però si impegna, non una persona famosa che non abbia cuore, che non abbia l'amore per quello che fa. Se cominciamo ad essere più leali tutti, io credo che questo paese riuscirà a risorgere nel calcio sicuramente, e spero anche in altri settori. Le domande sono buone. Grazie. Grazie per questa disposizione più che esaustiva di questo quadriennio che ci ha visto, grazie al cielo, sono fatto piacere. Grazie. Beh, ti devo dire, per esempio, noi appena abbiamo cominciato il primo anno con la Germania, perché ripeto, io volevo giocare con la Germania, la Francia, l'Inghilterra, la Spagna, la Repubblica di Cecchia, con le squadre forti, non andavamo a cercare San Marino, Lussemburgo, Estonia, perché l'Estonia adesso è cresciuta fuori, non stanno qui. E con la Germania non li vedevamo, come non vedevamo lì. Gli spagnoli, l'unica squadra che non si è riusciti a raggiungere, dove ultimamente abbiamo pareggiato nell'ultimo anno due volte, mi pare, ed è un record perché delle 23 partite che ho detto prima abbiamo pareggiato una volta, quindi qui ho giocato 3-4 volte, quest'anno abbiamo pareggiato due volte, no? Con la Germania negli ultimi anni abbiamo avuto più di due. Nell'ultimo anno abbiamo vinto, mi pare, su 4 partite. Vinte due, pareggiate due. L'anno precedente avevamo perso con la 16,
la 16, la 18, la 20 non ha perso. Che sono quelle che non fanno campionati. Mentre con la 21, la 19 e la 17 vinto. Abbiamo vinto per due anni consecutivi con la 17 in problemi in Germania, Olanda. Quindi siamo competitivi. Ancora non siamo così padroni del campo e del pallone come io vorrei. Io dico che uno cresce nel protagonismo. Se uno è un protagonista, cresce. La fantasia aumenta, l'autostima cresce, la sicurezza... ma se tu lasci il gioco agli altri, e poi come diceva il povero Andrea, gli uccelli, mi ricordo che lessi prima di una partita con la Steaua Bucarest, la finale di Coppa dei Campioni, e lui ci consigliava, siccome giocavamo con i maestri del possesso palla, di attenderli per uccellarli. Io, siccome avevo bisogno sempre della condivisione dei giocatori, lessi questo articolo, questo è il più famoso giornalista. Secondo voi cosa facciamo? Si alzarono in piedi un paio e dice: noi lo attacchiamo dal primo secondo fino all'ultimo finché abbiamo energia. D'accordo tutto. Nei giovani poi basta chiedere, avete vinto, conta di più. Per me era con i grandi, immaginate quei giochi. Senza merito, per me non era un forte. Senza essere padroni del campo del gioco non era un forte. Questo ci consente però di esprimerci più completamente, di crescere l'autostima, di migliorare la connessione, di migliorare la tecnica, perché come fai a migliorare la tecnica se la palla ce l'ha sempre gli altri? Come fai a migliorare la tecnica se attacchi con due o tre giocatori? Vabbè,